Ci eravamo incontrati per caso, eppure niente tra noi sembrava casuale. Forse non avevamo nulla da perdere, forse ci eravamo innamorati davvero. Fa davvero piacere sapere che in Italia esistano e lavorino dei cineasti che, pur tra mille difficoltà, sentano forte la necessità di raccontare bene una storia. Così, quando Paolo ci chiese di restare fino alla fine dell'estate a lavorare per lui, abbiamo accettato subito. È il caso del torinese Francesco Amato, che dirige il notevole Cosimo e Nicole, presentato in concorso nella sezione Prospettive Italia al Festival Internazionale di Roma. Abbiamo visto il nero ieri. Cosimo e Nicole si conoscono a Genova durante il G8, si innamorano, girano l'Europa, tornano a casa. Ritrovano Paolo, un loro vecchio amico organizzatore di concerti. Tutto sembra andare per il meglio, ma rischiano di perdersi quando assistono ad un incidente sul lavoro. Questa è una lettera d'amore. Dobbiamo farla sparire. Non è roba nostra. Ma che ti frega di chi è? Raccontata dalla voce degli stessi protagonisti, Riccardo Scamarcio e Clara Ponsò, la storia parte come un'opera punk in cui tutto si muove con disordine, a strappi e scatti, e nel finale si abbandona morbidamente al suono dei tamburi africani. Paura che si sveglia, no? Che parla, eh? Se non lo trovano, questa storia si chiude qua. Cosimo e Nicole di Francesco Amato è una boccata d'ossigeno in un panorama cinematografico asfittico, un'opera che getta una luce nuova sulle nuove e vecchie generazioni, sempre più distanti, in certi casi fortunatamente.